Amici di ConsoleTribe, bentornati nel nostro canale. Oggi cominciamo questa serie di video dedicata a Human Fall Flat, questo puzzle game molto simpatico e carino dove dobbiamo far muovere l'omino Bob che sta vivendo un incubo dal quale vuole uscire. Per poterlo aiutare dovremo guidarlo attraverso dei livelli abbastanza particolari, guidando le sue braccia attraverso i tasti, nel mio caso per PlayStation 4, LR e RR appunto, per muovere le braccia e le leve di destra e di sinistra per alzare e abbassare la testa e quindi guidarlo nel movimento. All'inizio il gioco ci mostrerà questo tutorial abbastanza semplice, dove dovremo prendere dei telecomandi che ci mostreranno i movimenti base. Nonostante io l'abbia fatto, come vedete ho difficoltà nel far muovere il personaggio. Vediamo se riusciamo a farlo alzare. Dai, bello, alzati, non mi fa fare brutta figura. Ok, una volta che il personaggio ci prendiamo la mano, comunque sarà abbastanza facile guidarlo. Era un po' che non, dopo la recensione non l'ho più giocato perché avevo altri giochi da provare. Più andiamo avanti nel gioco, più i puzzle saranno difficili e più sarà complesso superarli. Molte volte dovremo usare davvero il pensiero laterale più che quello diretto per poter superare i livelli, perché ci vorrà davvero un po' di brio, anche perché ci sono delle stanze nascoste che dovremo via via scoprire. Ecco un altro telecomando che ci farà vedere come muovere le braccia, appunto, come vi ho già spiegato, o come appunto muovere la testa, come in questo caso, per prendere gli oggetti più in alto. Questo che significa? Che molto di questo gioco si basa sul movimento del personaggio e sull'uso degli oggetti che faremo. Non basterà quindi spostare oggetti, ma anche raccoglierli, metterli in posizioni particolari per andare avanti. Ripeto, questo livello è abbastanza semplice perché appunto è una spiegazione. Cerchiamo di andare avanti adesso, mentre muovendo questo personaggio che sembra quasi ubriaco, un Mario ubriaco. Il personaggio è personalizzabile, l'ho fatto io così. Possiamo scegliere i vestiti, pochi in realtà, o i colori. Nella versione PC, purtroppo su quella PlayStation non c'è. Possiamo anche aggiungere la nostra faccia tramite la webcam e quindi il personaggio avrà il nostro volto. Possiamo anche scavalcare gli ostacoli, questo ci viene spiegato dopo, io in realtà ho voluto farlo adesso, scavalcando in questa piscina che riprende un po' quella famosa presente in Belgio. Come vedete bisogna fare alcuni movimenti con le braccia, una volta afferrato l'oggetto muovere l'altra leva, lo stick analogico destro, per far muovere il personaggio e fargli scavalcare gli ostacoli. Siamo quasi arrivati alla fine, se non erro, di questo livello. E poi arriveremo insomma al primo livello dove dobbiamo superare i primi ostacoli. Ogni sezione di gioco è ambientata in maniera diversa. Questo è ambientato quasi in una casa che stiamo abbandonando adesso, e questo ci spiega anche il nome del gioco. Come potete vedere, a caduta libera cambiamo quadro. I caricamenti sono un po' lunghi, ma neanche tanto. Nel frattempo ci si può divertire a far fare i balletti al personaggio. Chissà se arriveremo in tempo per la partenza di questa cosa che adesso vedrete. Ci vuole un po'. Piccolo blocco e poi ecco qua la partenza del treno che vedete in fondo. Qui non mi ricordo come bisogna superare, quindi mi toccherà di nuovo esplorare un po' tutto il livello. Come vedete c'è un bidone, ci sono delle panchine, eccolo qua, e c'è un treno che è evidentemente deragliato ed è uscito fuori dalla stazione, che assomiglia un po' a quella del sogno di Harry Potter, se ve lo ricordate. Se avete visto tutti i film di Harry o avete letto i libri, è molto simile alla stazione di King Cross. Andiamo avanti, muoviamoci. Veramente non mi ricordo come si superava questo livello. Spostiamo questa panchina, proviamo. Fa ridere perché il personaggio sembra che stia facendo degli sforzi in mani per muovere una panchina. E poi magari troveremo degli ostacoli che muoverà in maniera molto semplice. Un po' mi assomiglia effettivamente fare le stesse smorfie, anche se non sembra, si vedono con un po' con l'occhio della mente le smorfie che il personaggio fa quando prova a spostare le cose pesanti. Mi sa che con questa panchina non andremo da nessuna parte, comunque proviamo un po' ancora a muoverla. Forza. No, direi proprio di no. Forza Mario ciccione, dai. Ciccione lo sono anch'io, quindi non mi offendo a dirmelo da solo. Forza. Niente, la panchina non si vuole muovere, ci rinunciamo. Forse dobbiamo scavalcare il muro, non penso. Niente. Dove devo andare? Vediamo. Proviamo ancora una volta la panchina.
Faccio un po' di sforzo, no. Vediamo. No. Ecco, l'abbiamo ribaltata, forse adesso si muove più facilmente. Però, per quanto ricordi, non era così che si faceva. Sto solo facendo dei tentativi, ma non si va avanti. E questo è solo il primo livello. Niente, la panchina non si sposta. Il nostro personaggio non ce la fa. Quindi, non riesco neanche ad afferrare le parti della panchina. Forza, forza, forza. Niente, rinuncio. Proviamo altro. Forse devo andare da questo lato. Vediamo che c'è niente. Vediamo, vediamo. No, di qua non si va da nessuna parte. C'è un albero, ma non ci aiuta. Vediamoci in giro un'altra panchina, ma abbiamo visto che non ce la fa. Forse dovremmo salire sul treno, perché il treno ovviamente non si sposta. In alcune situazioni il nostro personaggio sarà abbastanza forte, ma non in questo caso. Proviamo a salire sul treno, ecco il movimento che vi dicevo prima, niente. Forse devo afferrare questi cosi e liberare il passaggio. Ecco, in questo caso per esempio riusciamo a spostare pezzi di muro facilmente, mentre prima una panchina non riuscivamo a spostarla. Tutto sta nel capire anche i movimenti da fare per liberare il pezzo, magari se è incastrato in qualche parte. Eccoli qua. Ma se devo spostarli tutti, domani mattina staremo ancora qui a fare video. Proviamo ancora. Sembra che stia ballando YMCA. Niente. Proviamo. Niente, ma di qua non si va da nessuna parte. Ops, niente. Niente. Torniamo di qua. Niente ancora. Vediamo un po' dove devo andare. Oh, oh, oh. Questo gioco non si muore mai. Infatti, quando cadiamo, ritorniamo al punto di partenza. Le cose restano così come le avevamo lasciate, o quasi. Ah, ecco quel bidone dell'immondizia. Forse bisogna fare qualcosa con lui. Proviamo. Afferriamo. Ecco qua. La soluzione era più semplice di quella che sembrava. C'è la porta dietro. Bisogna solo superarla. Ok, qui abbiamo dei vagoni merci con sopra del non definito materiale. Proviamo a salirci sopra. Non ce la facciamo. Riproviamo. Ops, ecco qua, ce l'abbiamo fatta. In questo caso dovremmo, se non sbaglio, ecco qua, afferrare il muro, spostare un po' con i piedi la piattaforma e poi spingerla. Ok. Dovremmo fare lo stesso con questa piattaforma. Questo adesso lo ricordo. Anzi, possiamo anche tirarla a mano in questo caso. Molto più facile. Ecco fatto. Abbiamo avuto già uno spoiler del livello successivo. Andiamo avanti, apriamo questa porta. Troviamo altre due piattaforme che dovremo, anche in questo caso, suppongo, far muovere per liberare il passaggio. O in questo caso muoverla per salirci sopra. Andiamo, spostiamola un po'. Ok. Adesso saliamo. Proviamo a salire almeno. Ops, niente, non preso. Oh, 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 ce l'ha fatta, ok. Bellissime le gambe, somigliano a quelle di un pinguino. Spingiamo il carrello, lo spingiamo, è caduto. Ecco l'altra porta, andiamo avanti. Ok, vediamoci un po' intorno. Un'altra fontana, panchina, un altro carrello. Questo mi sembra abbastanza facile. Vediamo se mi ricordo. Mi sa che devo acchiappare il muro con le mani e far scivolare il carrello con i piedi, forse dall'altro lato. Ok, infatti manco Michael Jackson faceva queste cose con i piedi senza cadere. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo premere il pulsante col braccio sinistro o destro, è lo stesso, magari centrarlo meriterebbe. Ok, andiamo avanti. Un altro pulsante da premere, eccolo qua. Un po' avanti, delle scale da salire. Vediamo che altro c'è intorno. Quando sale fa venire un po' di mal di mare. Sembra un po' l'omino Michelin, un pochino più piccolo e meno gonfio. Ok, qui ci sono vari carrelli, vagoni merci in questo caso, belli grandi, che suppongo dobbiamo far muovere sempre in stessa maniera. Questo livello comunque, una volta partiti, si riesce a finire molto velocemente. Basta prendere un po' la mano con i comandi e serve a questo. Ci sono solo delle colonne, forse mi devo afferrare a queste e farlo camminare con i piedi. Sì, se ho visto bene ci sono delle travi appese dove dobbiamo passare. Ok,
Quindi lo scopo di questo livello è abbastanza semplice, senza cadere, che se si cade bisogna risalire e rifare tutto da capo. Ok, vai, 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 perfetto. Cammina, 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 cammina. Il nostro Mario pinguino. Cammina, 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 cammina. Ok, siamo quasi alla fine. Dobbiamo sempre azzeccare il pulsante. Poi una volta arrivati qui, siamo quasi alla fine, infatti. Finisce questo treno, questo livello dedicato alla stazione. Dobbiamo andare nel secondo, che però vediamo nel prossimo video. Quindi io vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale, di iscrivervi, di lasciarvi dei commenti, tanti mi piace, e di guardare il prossimo video dedicato a questa nuova serie di Human Fall Flat. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.